Ciao a tutti, mi chiamo Alessio Golzio e di professione faccio ricercatore in fisica dell'atmosfera e del clima. Prima di arrivare a questo ho studiato al liceo scientifico a Torino e poi ho intrapreso gli studi di fisica presso l'Università di Torino. I primi 3 anni sono uguali un po' per tutti gli indirizzi e poi nella magistrale mi sono specializzato in fisica dell'atmosfera perché ero molto interessato sia alla meteorologia che alla climatologia. Alcuni possono anche chiedersi come mai scegliere il percorso di studi in fisica per raggiungere, per esempio, gli obiettivi che ho raggiunto io, quindi studiare il clima, la meteorologia, quali possono essere le motivazioni? Sicuramente una passione per questi argomenti. Poi io personalmente ero molto appassionato anche della montagna, tipo il posto dove sono adesso, dove conduco la mia ricerca, e di capire a più a fondo l'atmosfera in particolare, l'interfaccia tra atmosfera e superficie terrestre. Poi sicuramente capire meglio il nostro pianeta. La fisica è una di quelle discipline che ci permette di poter studiare più a fondo i cambiamenti climatici, utilizzando anche modelli numerici molto simili a quelli che vengono utilizzati anche per le previsioni del tempo. Io in particolare mi occupo di misurare certi particolari parametri un po' più rari, un po' più ricercati in terreni complessi, come questi qua di alta montagna, li analizzo. Li inserisco in alcuni modelli più locali, per esempio i modelli meteorologici a scala regionale, e con questi ottengo delle spiegazioni a dei fenomeni molto locali. Poi ci sono molti miei colleghi che dai miei dati e anche a dati di altri esperimenti cercano di capire come funziona più a larga scala sia la meteorologia che poi anche il clima. Capire bene come funziona dal punto di vista meteorologico, come funziona l'atmosfera in alcune parti del mondo e quindi poi anche su tutto il mondo, permette di avere dei modelli climatologici anche molto più affidabili perché al loro interno potranno contenere tutto quello che si è conosciuto in più dal punto di vista meteorologico. Molte volte mi chiedono, si chiedono, che differenza ci sia tra la fisica e l'ingegneria. Ovviamente sono due discipline abbastanza diverse, ma anche complementari tra di loro. Non vuol dire che studiando fisica non si possano fare anche cose pratiche, o viceversa, studiando ingegneria non si possano fare anche cose teoriche. La differenza di fondo che io ho riscontrato è che solitamente in fisica ci chiediamo di più perché succede una certa cosa e perché funziona in quel modo, e invece i miei amici ingegneri si chiedono come funziona una certa cosa. Quindi in questo l'approccio è un po' diverso. Dal punto di vista della praticità, effettiva anche poi di quando si lavora nel campo della ricerca in fisica, vi posso assicurare che nella parte soprattutto sperimentale c'è molta pratica in cui bisogna pensare all'esperimento, costruirlo, costruirsi pezzi, e pensare anche alla parte più hardware dell'aspetto della ricerca. Quindi, se vi piace anche la parte più sperimentale, più di ricerca sul campo, sicuramente in fisica ci sono molte opportunità. Ci sono grandi soddisfazioni come quella di questi giorni in cui sono venuto qua dopo tutto l'inverno a controllare che tutti i sensori e la stazione meteorologica lasciata da sola in mezzo alla neve e alle intemperie funzionasse ancora, e la grande soddisfazione è che tutto funzionava, che ero riuscito a pensare tutto nel modo corretto, in modo che i dati che poi ci interessano come studiosi potessero essere effettivamente disponibili e che quindi ci permettessero di capire meglio tutto ciò che ci circonda in questo luogo magnifico. E poi, essendo anche appassionato di montagna, è sicuramente bello andare per lavoro alcuni giorni, ogni tanto, in mezzo alle montagne, anche solo a respirare aria buona, avere una valvola di sfogo come questa non è niente male.
Uno si può chiedere perché studiare il clima e la meteorologia. Sicuramente c'è una parte più accademica, quindi quello di conoscere meglio come funziona la nostra Terra e in particolare la nostra atmosfera, ma sicuramente ci sono molti risvolti che sono assai più utili anche alla nostra specie umana o all'intero sistema Terra, ovvero poter conoscere la risposta climatica della nostra Terra per poterci adattare ai suoi cambiamenti, i cambiamenti che sono per esempio in corso anche adesso. A più breve scala invece possiamo poter prevedere con più precisione, per esempio alluvioni oppure siccità, e quindi poter aiutare le popolazioni delle zone colpite ad affrontare questi problemi che sono sempre più all'ordine del giorno. E quindi una più approfondita conoscenza sia della meteorologia, del clima e quindi dell'atmosfera stessa permette di poter vivere meglio tutti quanti. Se devo pensare alle cose belle e alle cose un po' più complicate del mio percorso di studi, soprattutto universitario, mi ha permesso di conoscere meglio come funziona un po' tutta la fisica dell'universo e della Terra. Si ha un piccolo primo tassello del puzzle che ci spiega come funziona quello che c'è intorno a noi. La laurea in fisica è complessa, ci sono tanti esami difficili, però se uno ha una motivazione data da una passione, da un interesse, allora anche gli esami più difficili sono stati superati. E infine la domanda a cui probabilmente tutti i genitori vogliono avere una risposta, ovvero: quello che sto andando a studiare poi mi farà mangiare? Avrò altre opportunità a parte la ricerca scientifica? Per quanto riguarda fisica, vi posso assicurare che è un percorso molto versatile, nel senso che c'è sicuramente lo sbocco accademico come sto seguendo io, però ci sono stati molti miei compagni di corso che hanno intrapreso le più svariate carriere presso aziende specializzate di produzione di sensori, oppure programmatori informatici, oppure meteorologi in alcune aziende o anche nell'amministrazione pubblica. Quindi la preparazione di base che dà il percorso di studi in fisica permette di essere molto versatili, di avere una mente abbastanza aperta, adattare la nostra preparazione a diverse carriere lavorative. Quindi se uno è appassionato di capire perché funziona il mondo e come funziona, sicuramente è una valida scelta.